Giovanni, finalmente è arrivato il momento molto importante per Maserati qui in Italia. Ciao. Sì, ciao, come stai? Bello rivederti dopo la nostra grande vittoria in Giappone. Tornare in Italia e gareggiare qui è sempre un entusiasmo indimenticabile. Siamo un marchio italiano storico con una lunghissima storia che è nata in pista e quindi quando gareggi in qualsiasi circuito o città in Italia ci troviamo a casa. Siamo molto orgogliosi di essere qui a Misano, una pista storica per vari motivi e quindi non vediamo l'ora per domani e per domenica. E la pressione si sente? Si sente un po' di pressione, si sente anche tanta passione dei tifosi. Siamo qui in Italia ovviamente a vedere Maserati, sicuramente ci saranno tanti tifosi che vorranno vedere il tridente sul podio, ma devo dire che c'è anche un po' di, diciamo, pressione, però anche entusiasmo del fatto che veniamo da una gara in Tokyo estremamente competitiva per noi e quindi fino alla fine, gli ultimi 30 secondi, come ti ricordi benissimo, è stata davvero una cosa eccezionale, una gara eccezionale. Max ha avuto una performance strepitosa e quindi adesso c'è un po' di pressione per provare a replicare la stessa cosa qui, non solamente domani sabato, però anche domenica. Però teniamo sempre i piedi a terra, è il motorsport, ci sono tanti variabili e quindi siamo inizialmente molto contenti di essere qui a Misano, molto contenti di gareggiare in Italia. E io ripeto quello che ho detto anche in altri programmi televisivi, che reputo che avete fatto la strategia giusta, e questo è naturalmente bravura del team, perché avete cucito addosso a Max, che è già bravo di suo, la strategia giusta e lui l'ha seguita alla perfezione. I risultati si vedono, e anche in Brasile, dove il risultato non c'è stato ma avete scontato una penalità, siete partiti dall'ultimo e siete arrivati molto bene. Sì, fai bene a parlare anche del Brasile, perché siamo partiti ultimi, anche con ultimi qualificati molto bene, partiti ultimi, più 10 secondi di una penalità di 10 secondi, una penalità di 10 secondi e siamo arrivati noni. Quindi già questo ti fa capire la bravura di Max in queste condizioni sotto tanta pressione. E poi in Brasile, in Tokyo, lui ha seguito la strategia e le direzioni del team perfettamente. In un contesto estremamente competitivo con Nissan, che ha provato a superarci negli ultimi 25-30 secondi almeno 4 volte, però ha tenuto duro e siamo arrivati al podio e abbiamo avuto la nostra prima vittoria. Quindi Max sta dimostrando sempre di più che ha un focus come un robot. Tutte le gare ha finito nei top 10, ovviamente con la gara in Giappone che è la ciliegina sulla torta. Speriamo di continuare questo momentum in questo weekend qui a casa in Italia e portare più punti possibili. Come avete festeggiato in Giappone poi? siamo curiosi noi, no, lo sai. Guarda, tanti di noi siamo partiti quella sera o il giorno dopo e quindi abbiamo festeggiato al podio e abbiamo festeggiato anche in garage. È stato molto bello stare insieme al team, abbracciarci e bere un po' di spumante e stare insieme. Però la cosa positiva è che una volta che si festeggia poi immediatamente si inizia a riflettere sulla gara successiva. E adesso cosa ti aspetti? Mi aspetto la stessa energia, e non ho dubbio che questo team la porta ad ogni gara, e mi aspetto che Max sia focalizzato quanto lo era in Giappone per avere due giorni estremamente importanti per noi. Quindi tutti stiamo tifando per Max, tutti stiamo tifando per Jehan e per Maserati e per il nostro team qui in Italia. E qua a giugno bisogna, cambiando argomento, a giugno bisogna confermare la presenza per la Gen 4 di Formula E. Quando pensi che ci sarà qualche annuncio da parte o di Maserati o di Stellantis? A breve. Noi siamo molto contenti della piattaforma fin dell'anno scorso, quello che abbiamo portato a casa e la visibilità che questa piattaforma può darci, specialmente Maserati, specialmente per il nostro obiettivo di produrre solamente vetture elettriche entro il 2028. E quindi questa è una cosa molto importante per noi. Siamo contenti di avere anche il narrativo di performance, il fatto che noi siamo andati in pista, quindi questo campionato ci permette di fare e di parlare del nostro heritage, il nostro racing DNA. E quindi valutiamo tutto insieme e a breve prenderemo una decisione, ma noi siamo qui per long term. Grazie. Grazie a te.